Massimo Moletti, Ticino Notizie. Stamattina in questo stabile, che era adibito alla vendita di frutta più che altro, come potete vedere qui, metronotte, tutti i collegamenti, alla vendita di frutta e più che altro ciliegie, come potete ancora vedere dai cartelli, è uno stabile sotto sequestro dalla caserma dei carabinieri di Gravellone a Lomellina. Siamo a Castelnuovo, questa è la strada verso di lì, si collega verso il capoluogo della Lomellina, Vigevano, e verso questa strada di qua si va verso la provincia di Novara, verso il comune di Cerano, e girando all'altezza del cimitero, come potete vedere, a sinistra verso il comune sempre Lomellino di Gravellona Lomellina. Stamattina c'era la presenza dei RIS, della scientifica, per fare dei sopralluoghi, delle indagini, sempre inerente al corpo trovato carbonizzato in questo stabile, che come potete vedere dietro ci sono ancora tutti i rimasugli delle cassette, dei contenitori per la frutta. Era uno stabile molto frequentato dai cittadini delle zone limitrofe per acquistare frutta e verdura, specialmente le ciliegie. Quasi un mese fa è stato trovato un corpo carbonizzato e adesso stanno continuando le indagini. Stamattina c'era di buon'ora tutta la presenza della polizia scientifica, del reparto dei NAS e dei reparti speciali dei carabinieri, quindi anche delle sezioni non solo della stazione di Gravellona, ma anche dei reparti di Vigevano e del capoluogo pavese. Ecco, per ora è tutto. Come potete vedere, l'aria ormai è vuota, non c'è più niente. Tra l'altro il capannone sopra non è stato ancora finito, non ci sono gli infissi. Era comunque un luogo dove si vendevano frutta, verdura, come potete ancora vedere, soprattutto le ciliegie, era aperto da anche abbastanza tempo, ma è tutto sotto sequestro. Come avremo altre informazioni possiamo continuare e continueremo a tenervi aggiornati. Da Castelnuovo è tutto, per voi il Duca di Saronno del Ticino Notizie.